Utilizzare tutti e 125. Maurizio Prodi stava chiedendo lui, ma un po' all'interpretazione. Il concetto è che alla fine dovremmo capire questo, magari anche in futuro. Questa somma che ha a disposizione comune, no? 125.000 euro, questa potrebbe, parte di questa somma potrebbe essere utilizzata per diminuire la pressione, fiscale verso i cittadini, pur rimanendo all'interno del patto di stabilità? Questa è, secondo me, la domanda che devono fare anche il consigliere del Polisco. Oppure non è possibile agire per niente su questa parte, quindi dobbiamo per forza lasciare la pressione fiscale che aveva lasciato passare? Se posso, comunque l'avanzo di amministrazione essenzialmente la maggior parte è vincolata a investimenti, quindi non a ridurre la pressione fiscale, perché si parla se di la scelta amministrativa è quella di ridurre la pressione fiscale. Complessivamente uno strumento da una parte o dall'altra, per un numero di allora se lo facciamo riusciamo comunque a mantenere il corretto, è la domanda per il fatto. Noi dovremmo essere, siamo purtroppo, con i bilancini in mano tutto l'anno. Perché allora può succedere che fai l'avanzo, ma può succedere anche che vai sotto. Okay? Come avevamo fatto il sindaco prima, ci siamo trovati grosso modo fine anno in cui non sapevamo se ricevevamo dei soldi o meno. Ci siamo trovati. Quindi abbiamo rischiato anche questo anno, nonostante gli sforzi, nonostante siano arrivati dei soldi in più e tutto il resto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo pagato un fornitore che purtroppo, parliamo della casa del primo spazio, no? Veniva fuori soldi da un po' di tempo. Quindi durante l'anno abbiamo chiamato, erano presenti anche il capo settore e ci siamo un po', abbiamo fatto una preghiera, diciamo così, a questo fornitore di portare pazienza che l'avremmo comunque pagato e lui così ha fatto, ha stretto un po' i denti. E a fine anno siamo riusciti a pagare questo fornitore. Quindi non è che sia così semplice, non è che sappiamo adesso quanto sarà l'avanzo di fine anno. Strada facendo ci rendiamo conto di cosa viene dentro e di cosa esce. Oltretutto, e questo lo dico da cittadino normale, nemmeno nel bilancio familiare abbiamo un'idea chiara delle volte, perché non sappiamo esattamente quante tasse dobbiamo pagare, quanto si costerà la famiglia e il mutuo della casa. È normale. Allora alla fine, ma questo fino a qualche anno fa, non banalizzare tutto, fino a qualche anno fa era una funzione molto più tranquilla la nostra. Ci siamo per qua. Sto banalizzando, anche a livello familiare. Scelte politiche. Ma no, non è solo questo, siamo davanti a delle incognite che l'IMU è una di queste, cioè. Strada facendo, vediamo cosa succede. In realtà provare in altri siti a Bovone l'hanno già fatta, io vuol dire ascolta, sì. Vabbè. Come sì? Allora, sul limbo arrivo, l'hanno provato di là, per esempio, che tocca rifarla. Ma lì non è una scelta, no? Non è vero, non è vero. Parte, in parte è tua. È una scelta, parte, secondo me, importante, dove tu, come comune, ne parleremo, dove tu, come comune, puoi agire sul coefficiente. Il comune di Firenze, che parlavo qualche giorno fa anche alla televisione, ha imposto quel coefficiente dove lui poteva aumentare, diminuire, lasciarlo così, così com'è, ha fatto una scelta politica rimettendo dall'altra parte. Certo. Quindi è una scelta che può fare ogni comune. Se l'altro comune dice, beh, io faccio come fanno gli altri 99%, altri 99%, o 90%, non lo so, dei comuni, perché stanno, qualcuno ha già deliberato, gli altri andranno ancora a deliberare, quella è una scelta politica secondo me importante. Io sono contento che a Montemezzi sia tutto chiaro e semplice. No, non è che a Montemezzi è tutto chiaro e semplice, ti sto parlando di un concetto come l'IMU, visto che l'hai tirato fuori te, e mi hai chiesto dove si può agire, io ti ho risposto, si può agire sul coefficiente. Cioè, il coefficiente, il vostro coefficiente è il coefficiente del comune, non mi ricordo mia, si può dire o no? Sì, una cosa. Boh, allora, come fai domande? Cioè, non so, non mi ricordo il numero esatto, però so che c'è la possibilità di agire su questo coefficiente. Certo, sì. Allora, mi dà una risposta così? Certo.
Cosa dobbiamo fare? Parlare, fermarsi, dopo... Allora, io volevo fare una domanda prima al dottor Ferraro e poi una considerazione. Visto che il buon consigliere Moreschi mi ha dato l'input di guardare un dato, così lo voglio un po' rendere pubblico. La prima cosa è la domanda. Non si vuole assolutamente banalizzare il discorso dello sforamento del patto di stabilità e penso che nessuno di noi lo voglia pensare. Però, ad esempio, tra i residui nel 2008-2009 ci sono ancora dei residui delle rette da incassare. Questi qua, se fossero stati incassati, potevano almeno ridurre quello che poteva essere lo sforamento oppure no? No, perché tecnicamente la parte corrente viene gestita per accertamenti e impegni. Quindi i residui non c'entrano niente col patto di stabilità, sono conto capitale, solo in cassa. Conto capitale c'è il discorso dei flussi di cassa. Poi la considerazione, e dopo un taccio, la considerazione che mi è saltata all'occhio così era la pagina 17 della redazione dell'organo di revisione. Prima ho parlato appunto del CISI, un po' sopra ci sono i servizi a domanda individuale. Stavo guardando asilo nido, proventi 118.000, costi 383.000, meno il saldo, meno 265.000. Percentuale di copertura realizzata 30,83%. Allora, da quello che capisco, l'aumento delle rette non hanno prodotto il fatto di poter rientrare in patto di stabilità, forse perché sono diminuiti i bambini, ma forse sono diminuiti perché le rette sono troppo alte. Le rette dell'asilo nido di Nogara sono troppo basse da loro. Perché abbiamo un asilo che è un giorno che certo. Non tenercelo. Sono più basse da provincia. Beh, però sono io so che sento soprattutto le famiglie numerose che passiamo. A questo punto, cioè, da questo punto di vista posso rispondere io, c'è stata anche una forte, non solo diminuzione di domande, ma anche di domande portate e poi ritirate in seguito a perdita del lavoro dei familiari. Cioè quando un familiare perde il lavoro ritira il bambino perché dice a questo punto lo tengo io a casa finché non ho la prospettiva di un nuovo lavoro. Quindi anche quella è una roba che ha inciso, oltre a delle concorrenze, diciamo, all'interno di comuni limitrofi, eccetera, eccetera, che poi vanno a risalire perché poi chiudono scuole da una parte, ti trovi gli sbilanci, tutti anche gli altri soldi, ma anche domande ritirate, già presentate per perdita del lavoro, cioè persone che hanno rinunciato al posto in quanto hanno perso il lavoro. Hanno un andamento comunque buono di richiesta. Bene. Ma ci sono ulteriori cose che proponiamo di approvare il conto di gestione 2011 composto il conto di bilancio con avanzo di amministrazione di 125.079, di approvare il riaccertamento dei residui, di dare atto che l'esercizio finanziario del 2011 non è stato riconosciuto e finanziato con debito fuori bilancio, di dare atto che non sussistono altri debiti fuori bilancio, di prendere atto di tutti gli allegati, di dare atto dell'effetto del patto di stabilità interno del 2011 e di comunicare l'adesione del presente provvedimento dopo la sua esecutività all'ufficio territoriale del governo di Verona. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Non favorevoli. Chiedo di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267. Favorevoli? L'eseguibilità, l'immediata eseguibilità, ma prima no. Immediata eseguibilità, sì, favorevole. Allora un'unanimità. Sì, solo sull'immediata eseguibilità. Sì, va bene. Intanto l'abbiamo già detto. Bene, favorevoli e tre. Grazie. Punto 3, abbiamo regolamento funzione comunale per le fare opportunità, prego, assessore. Questa sera si va a presentare. Grazie, dottor Ferraro, grazie.
che era mia, con la mano. Dai, gira tutti gli spermi. Prego. 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 Prego, assessore, vada. Questa sera si va a presentare il regolamento della Commissione Comunale per pari opportunità. Il regolamento va a richiamare l'articolo 3 della Costituzione, quindi la parità di tutti i cittadini e la piena applicazione. In modo specifico la Commissione andrà ad attuare, o comunque si propone di attuare, una perfetta parità e uguaglianza tra l'uomo e la donna. La commissione, che sarà composta dal sindaco, dall'assessore delegato, da 4 rappresentanti delle istituzioni, organizzazioni e comunque delle associazioni più rappresentative sul territorio, e 3 componenti non consiglieri comunali, di cui uno designato dalla minoranza, avrà il compito di indirizzare, proporre e sollecitare le attività comunali in ordine alle misure e azioni specificatamente rivolte alle donne, che purtroppo, ahimè, ancora in una posizione svantaggiosa o comunque non paritetica. Quindi lo scopo della commissione sarà quello comunque di incentivare una partecipazione sempre più attiva e maggiore delle donne nella vita sociale, politica ed economica. Sono interventi, quello di prima questo è allora, no, chiedo a Sabrino, diciamo che saremo favorevoli all'installazione di questa commissione, no? Però quando si capisce perché praticamente le commissioni ce le ritroviamo quasi ogni possibile, no? Allora, la commissione si fa che poi è stata determinata e secondo me potevate portarla avanti. La commissione è questa qua per le pari opportunità, che non capisco neanche se è una commissione ordinaria o straordinaria, non capisco quanta forza ha il regolamento. Poi c'è la commissione che secondo me è giusta a portare avanti col discorso del commercio e delle attività lì, cioè non vorrei che fossero fatte tutta una serie di commissioni che poi alla fine dal punto di vista pratico non portano a dei risultati cospicenti, diciamo così. Poi andando un po' ad analizzare quelli che sono la posizione, ripeto, sono favorevole perché le donne bisogna mai, cioè, è giusto il concetto che dicevi te, di pari opportunità, di pari diritti, quello non si discute. Però anche l'articolo 5, quando si va a dire la commissione per le pari opportunità si riunisce in seduta ordinaria su convocazione presidente almeno 3 volte all'anno, cioè, secondo me non è una commissione che effettivamente ha diciamo un certo lavoro da portare avanti, una serie di proposte, vuole sapere del commercio, ovviamente quella lì, quindi una commissione che effettivamente è attiva e collaborativa, però da formare tutta una, cioè, insomma non sono molto loro. Però, che senso? Cioè, almeno no, il senso è quello di, ripeto, favorevole perché diciamo è una commissione che deve fare opportunità, quindi come hai detto te il concetto è tutto sul portale. Però l'effettiva forza o proposta che possiamo avere da questa commissione o da altre commissioni che potrebbero essere simili. Almeno cioè, questa lo vedremo al momento in cui. Infatti, perché no? Mi ricordo ancora, insomma, qualche anno fa, tante altre commissioni che alla fine non hanno avuto i risultati. Ma speriamo vedere questa. Speriamo, no, è questa. No, bisogna vedere perché nel regolamento lo eliminiamo. E qui invece il distrito di quella volta se sappiamo cosa capisce, non si capisce. Comunque se. Per l'ultima volta sulle commissioni. No, per l'ultima volta sulle commissioni. Riunione del capigruppo in cui ho cercato di spiegare ancora una volta qual era il senso di queste cose qua. Dopo volevo capirlo, ho capito, se no lo stesso.
Il problema del regolamento che abbiamo, per cui è stata fatta la proposta di eliminazione delle commissioni come strumento permanente del Consiglio, è che questo Consiglio si ridurrà ulteriormente la prossima tornata elettorale, perché la legge della prefettura ridurrà ulteriormente i consiglieri. Quindi una strutturazione per commissioni non ha senso, cioè nel senso che non ha senso andare a fare come in provincia o altre cose, tutti i provvedimenti che vengono esaminati, non riusciamo neanche a fare le riunioni di capigruppo, che è sempre a metà. Quindi da questo punto di vista non riusciamo noi a... Gente, non ha mai parlato. Ho capito, ma guarda, sono colleghe mie, le RSI sono colleghe mie, è che la gente mi capisce. Non possiamo dire, comunque, lo so, se non possiamo dire, diciamo. Quindi, non sto dicendo niente, è una questione personale, non sto facendo appunti a nessuno, è chiaro. Sto constatando, da questo punto di vista, quello che ho detto più volte, lo ribadisco pubblicamente, tanto nessuna commissione è stata eliminata. Quello che ho proposto ai capigruppo è l'eliminazione delle commissioni come strumento permanente di questo Consiglio. Tanto è vero che il fatto di mantenere le commissioni straordinarie sono come queste, cioè non è una strutturazione permanente per commissione. Quando una commissione serve, la facciamo. Non andiamo a farle... No, non è che te ridi. No, mi vedo, sì, è la quarta volta che mi dico, ascoltate, tu non venga a signori di capigruppo. Ma è la prima volta che mi vengo perché avevo dei problemi. Benissimo, allora ripeto, quindi come lo scegli di uscire male, è già per te un pazzetto di voce. Non sta preoccupato che voti ci abbiamo anche se non fanno il video. Non sta tranquillo, io grande rispetto. Ho grande rispetto di voi. Appunto, un momento di le stoppe. Dovresti vedere un cattivo, che sono molti di te qua, quindi se sì, te lo da smetti. Ma al di là di quello, già parte se abbiamo di mille fai. Ma non sono fatti, sempre più di te. E quindi rispetta che ti riprende. Sì, da questo punto di vista, ripeto ancora, le commissioni verranno fatte ancora, non sarà una strutturazione permanente. Ma vi ho anche detto che se questo è un problema di disastro, il regolamento lo lasciamo lì e continueremo a fare quello che si è fatto da quando è stato fatto il regolamento nel 2000, cioè nessuna commissione permanente. Se questo è l'obiettivo, a me sembra che se vogliamo ristrutturare anche i lavori in qualche maniera perché possano funzionare, prendiamo atto di alcune questioni, non vogliamo prenderne atto. Lei stesso, è dal 2000 che si formia la commissione permanente, come continuano a farlo? Se questo è l'obiettivo. Oggi, quindi, questa commissione viene fatta perché abbiamo visto la sensibilità di questo Consiglio, la proposta degli Stati di Rosa, la grande sensibilità che c'è stata nei confronti del movimento femminile, quindi prendiamo atto di queste cose e andiamo anche a fare una commissione con le varie opportunità. Posso dirci? Certo. Vedi che non ti ho fermato, per cui l'altra volta ti ho ascoltato. Bene. Ascolto quasi sempre. Apprezzo. Allora, io dico una cosa. E l'altro ha detto anche quando abbiamo fatto la riunione di capigruppo, mi spiace, la potrei essere anche andato. Se la commissione, come dici tu, serve, allora il regolamento comunale non andate a modificarlo, lo lasciate così com'era. E questo è il primo punto. Secondo punto, ti faccio una domanda io. Se queste commissioni potevano essere portate avanti, perché non hai portato avanti la commissione del precedente Consiglio Comunale, che era una commissione molto importante, sul PAPA, la portavate avanti? Hai ritirato il punto? No, l'ho portato avanti, sono preoccupato. Allora, hai ritirato il punto del Consiglio Comunale. No, scusa, una domanda. Se tu hai ritirato quel punto lì in Consiglio Comunale e te la porti avanti come? La votavate voi in maggioranza e passava lo stesso e le minoranze rimanevano fuori, cioè non so niente. Allora, se secondo te queste commissioni sono importanti per lasciare il regolamento, andate a fare quel tipo di commissione che volete fare, qualsiasi tipo di commissione che volete fare, e basta non ritirare il punto. La mia domanda è perché l'hai ritirato? Prendo atto dell'interpretazione. Tanto di fatto. Guarda, ma mi chiede la subito la commissione. Ma allora, perché vogliamo andare a me
lei dove deve dire e tiremo via. Va bene. Forse. Prego. Prego. Benato. Allora, piccolo consiglio, apro e chiudo sul discorso delle commissioni, penso che ne avremmo parlato di salse. Un'affermazione che dicevi prima, probabilmente il consiglio si riduce ulteriormente nella prossima tornata del no, probabilmente, c'è già la legge. Bene, allora si ridurrà ulteriormente, ma non per questo si può ridurre anche la dimensione del consiglio. Allora, finora non sono state usate le commissioni, non si sa se si useranno, però guardando sempre nell'ottica del futuro, se il nostro, i nostri primi predecessori che ci hanno fatto lo statuto e il regolamento hanno voluto inserire queste commissioni, io non vedo perché. Se si usano, si hanno, se non si usano, non vanno a inficiare quelli che sono i lavori di questo consiglio qua, che sia grande che sia piccolo come sia. Invece di modificare adesso e un giorno, se dovesse esserci la possibilità di fare le commissioni, rimetterle, teniamo il regolamento, che a me non vedo, cioè non vedo l'utilità di fare questo. Posso dire una cosa? Guarda, mi assumo la responsabilità senza parlare in giù. Siccome questo sembra essere un grande problema, no? Ti assicuro che lasciamo stare il regolamento così com'è. Ben, mi assumo io la responsabilità, ragazzi. Prego. Te credi di avere risolto il problema? Cosa è? Va bene? A posto, contento? Sì, sappiamo, guarda, che mi ha problema. Non sta preoccupato. La lasciamo così com'è. Sindaco, non è il discorso che abbiamo fatto qui. E il regolamento non si tocca per quanto riguarda le commissioni. No, non concedo, prendo atto che il consiglio è contrario, va bene? Non si tocca. Per entrare nel merito del punto, cioè il discorso della commissione comunale per le varie comunità, mi sembra dal punto di vista della commissione, lo vedo una bella cosa, lo vedo una cosa che si potrebbe fare, però non vorrei che questo fosse uno dei tanti proclami che sono stati fatti fino adesso e che non abbiamo ancora visto risultati. Cioè io direi prima diamoci da fare con le cose che ci sono e dopo si può anche aumentare. Si cerca di fare, di costituire tante cose e si lasciano dietro quelle non ancora complete. Esempio concreto, sabato scorso c'era la grande sfida, dove era l'assessore? Alla grande sfida. Cioè dalle 8 del mattino davanti alla scuola fino alla sera assoldata, cioè presentissima. L'hai scambiata per un alunno? No, veramente, cioè, dalle 8 ero là. Vabbè, c'era anche il sindaco alle 8, sono stati che sono stato via questo giorno. Alle 8? No, no, aspetta, alle 8, mezzogiorno e mezzo, poi con la macchina nuova la nostra, ho accompagnato, chiuso i ciclisti, quindi... Beh sì, no, beh, sì, certo, beh, sono precisa. No, no, io mi sono fuori, sono a fine. Ah, quindi, io sono rimasta a soldà tutto il pomeriggio fino alla sera. Ero là. Per la costruzione di case dell'acqua nei vari paesi
Niente, si tratta a voi un bel ambiente. Lo so, sì. Si tratta della costruzione di questi erogatori dell'acqua che verranno costruiti sul territorio dando da parte del comune un piccolo attrezzamento di terreno dove verrà appunto fatta la base e dove vengono costruite le casette qua all'interno degli erogatori. Questi erogatori saranno costruiti soprattutto per filtrare e purificare e rendere l'acqua, soprattutto nel nostro paese, anche negli altri paesi dove l'acqua c'è molto buona, per renderla chimicamente apprezzabile. Magari anche ci saranno degli appositi erogatori che la faranno gasata e anche raffreddata per chi non vuole. Una cosa fantastica. E questo è un po' quello che si intenderebbe fare e comunque non avrà l'intenzione di andare ad approvare. È una cosa che all'amministrazione non viene a costare dei soldi, non viene a costare perché appunto, come si diceva, sarà il costruttore che sarà, ci saranno delle schede magnetiche dove l'acqua avrà un certo costo, insomma, che l'utente andrà a scaricare. Il costo non dovrà superare i 10 centesimi al litro, però adesso ancora non è in fase di approvazione, credo. C'è nella delibera c'è il costo massimo di 10 centesimi, non dovrà essere superato. Ma di preciso, perché ci sono dei costi differenziati. Ci sarà un costo per l'acqua solamente, diciamo, a temperatura normale e non gasata, e un costo un po' più alto per l'acqua gasata perché raffreddata. Logicamente ci sono dei macchinari, ci sono dei frigo che raffreddano, quindi magari si ritiene opportuno fare lo stare un po' di più della semplice acqua a temperatura normale. Poi, che dire, niente, questo potrà permettere anche al comune di avere meno plastica, meno bottiglie nel territorio, magari guadagnare qualcosa con la raccolta differenziata, che si diceva prima siamo solo a 64-96, credo che Mirko arriveremo abbondantemente a superare 65 come prescritto, credo, io confido. No, per questo abbiamo fatto, fai per me, no? No, l'abbiamo fatto, sai che abbiamo girato tra tutti i paesi e tutte le frazioni anche. Siamo sì, sì, ho visto che avete fatto gli incontri, no? Cosa? Sì, sì, è sicuramente inutile a fare in testa tutto, eh? Sì, sì. No, perfetto. Però l'abbiamo fatto. Sì, non è una regalia di Esacom, l'ho fatto perché è statuto che lo sì, è statuto, però è statuto sì, di Esacom, è venuto fuori proprio adesso nel 2012, l'abbiamo fatto. Vabbè. Abbiamo fatto nel 2001. Bravo. Magari qualche volta. Bravo, assolutamente sta bravo. Sì. Poi, sai, si diceva, ci sarà appunto questo risparmio energetico da parte di tutti gli utenti, quindi crediamo sia opportuno installare queste casettine, questi erogatori. Ecco, magari si può anche pensare, l'acqua è pubblica, quindi potrebbe avere anche un costo inferiore a quello che si dice, però noi non andremo come utenti a pagare l'acqua, andremo a pagare la lavorazione dell'acqua. Andremo a pagare il fatto di togliere l'arsenico, di togliere il manganese, di togliere il ferro, di togliere l'ammoniaca, tutti i, diciamo, i componenti chimici che sono in eccesso oppure sono, come sappiamo, fuori dai nostri standard qualitativi. E questo ha logicamente un costo, è come, non so, andare a finanziare un terreno per conto terzi, mi attacco al pozzo, non pago un innaffiamento, devo pagare il trattore o quello che quindi un leggero costo bisogna che ci sia. Io lo sento.